E benvenuti in questa nuova incredibile battaglia arcade. La rotazione è stata avvanuta e il primo che andremo a utilizzare, ovviamente per quanto riguarda dall'alto verso il basso, sarà Sigfrido, un valoroso combattente maestro della spada che porta al tavolo letali colpi finali. Sigfrido, vestito numero uno assolutamente. E andremo contro a un tizio totalmente a caso, dato che non si può selezionare a caso. Muoviamo un attimino e andremo contro, non posso, oh, tutte le volte devo beccare quello lì che non posso, che è bloccato, vaffanbagno. Andremo contro il primo sfidante, Ferry, giusto? Ferry, sì, difficoltà normale, siamo pronti per la battaglia. Il Dragon Slayer, che non mi viene mai in mente Slayer come si traduce. Non so esattamente cosa sarebbe Slayer, però non mi viene in mente il trick ballac. Non possiamo permetterci di scherzare. Dicono che Siegfried sa ogni trucchetto nei libri e io lo sorprenderò con una vittoria. Avrai pietà per un vecchio uomo? Come per un vecchio uomo? Siegfried, porca puttana, se sei vecchio te, io sono con un piede nella fossa, porca miseria. Ad aversene di vecchi uomini come lei, Siegfried. Allora, adesso io mi devo tenere a mente che devo vincere con i cazzi matti. Aia. Con le super turbo mosse finali. Porca miseria, mo te faccio male. Ma mo te faccio male. Sperando di aver attivato quella giusta, perché non ha fatto tutta la cosa che fa di solito. Di questo personaggio che sembra moltissimo un personaggio di Soul Calibur. Hangaige! Aia. Tranquilla con quella frusta, porca miseria, che magari in certe situazioni può anche tornare utile, però porco schifo, potrebbe anche dare fastidio. Ecco, quindi magari io potrei essere allergico alla frusta, scusate. Dovrebbe essere questo il colpo, spero, o vediamo se me lo conta. E vai, la prima vittoria del giorno. Allora, quanto è pesante, no, come è pesante il tuo cuore? Ti farebbe restare su questo mondo? No, perdonami, questa era una domanda imbarazzante. Sì, forse me le dovrebbe aver contato le vittorie, perché quei così pallini invisibili ce ne ho due già pieni. Perfetto. Alla prossima, grazie mille Fabiettolo. Com'è che si fa ad andare avanti? Allora, andiamo contro Seox, il tizio che fa le robe con come si dice? Contro lo sporco, sempre sulla stessa mappa. Tu sei come me, un istinto oscuro che attanaglia tutto. Fammi vedere di cosa sei capace. Dimmelo! Noi siamo guerrieri e non siamo persone di parole. Noi siamo qui per combattere. Gli umani sono delle bestie innate. Robe del genere. C'è tanto che quando dovrò fare le sfide con sto coso devo assumere tipo un traduttore, così almeno mi va a tradurre tutte le varie robe perfettamente, ovviamente a gratis, perché non tengo di nero per robe extra. Aia! Seox, stia calmo però! E subisca il gran potere della spada di Sigfrido, il cazzo proprio. Ma turbo parato.
C'hai ragione, uomo vecchio, eh. C'hai proprio ragione. Tanto stavo dicendo dove cacchio sa gli artigli quelli là. Invece se l'aveva in alto. L'ho scellerato. Può anche darsi che io sia anche allergico agli artigli, scusa, eh. Questo dovrebbe essere soltanto uno scontro tra cavalieri, quindi chi vince avanza e basta, non dovrebbe essere uno scontro mortale. Porto Rico! Ah, si mancava anche che non vincevo. Io, valoroso combattente del fumo, ho trovato me stesso. Adesso capisco perché tu temi le tue origini e la natura, credimi, anche io. Ma tu non puoi essere un maestro con la paura. Ti devo conoscere, mi devi temere. Tu ritornerai più forte che mai e proteggerai quello che sarà più caro a te. È soltanto una, perfetto. Devo vincere ancora tre volte col fatto apposta. Andiamo contro Lunalu, che non l'avevo mai affrontata. Come Yuel? Ah, questa. Eh? No! Dove vai? Ma hai proprio la faccia di uno che ha appena mangiato un limone. Dai, vattene via da queste colline. Stai per prendere una bella lezione. Mi ricordo quel detto: tu non puoi prendere troppe mosche con il miele. Questa non è la mia prima caccia, quindi io ti distruggerò. Chi cazzo è quella la nana? Oh bambina, levati, che sennò ti fai del male. Ma che cazzo? Ma ci sono già andato contro questa? Non me la ricordo. Cioè, mi ricordo l'inizio che parlava con quel coso là dentro nel vaso che scappava. O magari era un'altra. No! Vabbè, facciamo la mossa. Mamma mia, difficoltà ultra mega hard e facciamo perfect. Incredibile, eh. Tanto sai, UEFA tipo il cosplay di Yuri di Street Fighter 6 e quindi fastidio. No. Oh, però non è che mi hai picchiato tanto, quindi non mi è cresciuta più di tanto la barra delle Super Mega Power Special Turbo mosse di qua di là. Quindi se mi vuole malmenare un pochino, cara signorina, a me va benissimo, eh. Sono un uomo vecchio con poche cose che vuole nella vita e essere malmenata da belle fanciulle, una di queste! Soprattutto quando non la becco, bastarda! Congratulazioni, hai vinto incredibilmente! Straniero all'avversità, straniero al trionfo, la forza! Quando usata con violenza è una cosa molto molto brutta, ma quando è usata per infliggere gioia, questo è meraviglioso. È la cosa più incredibile e più grata che un qualcuno può fare e sembra quasi una danza per me ogni giorno. Andiamo avanti? Ma assolutamente andiamo contro la diva, abbassiamo ancora un pochino la difficoltà e cambiamo stage. Festiva, vabbè, cambiano i nomi. Ah, tu sei proprio un bel mandrappone, bello bello succoso. Tu sarai il paragone del mio amore. Il vero amore rispetta tutte le barriere. Questa è una ispirazione splendida. E quindi non sono mai stato sentimentale, però mi piace molto la musica. Il timbro dell'amore è unico per tutti. Emote spacco. Bellissima la cintura che adorna il vitino da vespa di la diva. Aia, siamo a difficoltà normale, per cortesia, quindi
facile robe a normale. Ecco, faccio la mossa, così ho del tempo per vedere se non sono mutato. Porca miseria, battilo. Ah, ci voleva. Mi dispiace la diva. O come diavolo ti chiami? La vittoria è mia. Porca la miseriazza. Cioè, mi piacerebbe poi vedere un attimino quando toccherà a usare la diva, che sembra gigantesco ma è nano. Cioè è nano, non è che sia proprio, sono quasi tutti uguali in altezza. Mi piacerebbe vedere proprio che cosa fa, o anche capire un attimino la sua storia. Aspetta un attimo, becca questo, spada ardente della vittoria per la mia battaglia. Lo so, lui non è avvezzo al trionfo. L'amore è una ninfa con diverse forme, ma bisogna ammetterlo, la prima volta che vedo una cosa del genere ha avuto la forma di un pugno. Però il pugno l'ho tirato sul grugno io. Allora andiamo contro Anila Adard, che non è un film zozzo ma è la modalità di gioco. Sta a dormire. Pecorone! Ah, tu devi essere il leggendario scavezzacolli di draghi, è vero? Racconti una storia! En garde! Non sono leggendario, ma sono un generale divino! Ti sfido! No, dov'è il pecorone? Anila, best personaggio della storia. Mi devi fare una mossa col pecorone, però. E io dissi, quando cazzo stava dormendo, sul morbido mantello maculato. Maculato. Sul morbido mantello del pecorone. Ecco il pecorone, bellissimo! Anila diventerà il mio personaggio preferito della vita. Per forza. Aia! Qua difficoltà hard si fa sentire. E sto anche morendo. No, non mi tiri le pecore! O i montoni, quel cazzo che è! Poco schifo. Ah, ok. Perché io li battevo subito. Invece c'è l'animazione alla parte finale. Molto bene, molto bene. Ma è bellissimo il po'. Io è il porcone. È bellissimo il montone. Il pecorone. Il caprone. Ficcate voi l'animale che è quello lì. Bellissimo, l'ariete. Oh, se non mi sbaglio dovremmo aver fatto le 6 vittorie con le special, come si chiamano qua in questo gioco. Aia! Oh, però fanno male quando te li tira addosso, eh. La madonna, addirittura 3. Oh, calma, Calma, calmina. Per essere sicuri gli diamo un'altra botta. Anche tu non sei avvezza al trionfo? Esatto. Gli shepherd sono tipo i contadini. I pastori sarebbero dei valorosi guerrieri. Chi potrebbe pensare che in guerra delle menti geniali così potessero portare pecore in battaglia? Pecore, pecore, pecore. Dappertutto io vedo soltanto pecore. Bello. Abbassiamo un po' il grado di difficoltà e andiamo a normale. Contro i porchi di Lowayne. Mo vediamo se ci dicono roba anche a noi. Sì, sei bellissimo, sei caldo. Ah, fammi capire, stasera cena? Io non credevo proprio di mangiare del chili dog, ma tutti noi abbiamo il bustelone, eh?
Ah, una battaglia di gastronomia. Sarei molto felice. Come? Busteloni? Fatemi ben capire. Ah, praticamente io sarei il chili, mi farebbero un bel stufato di chili e loro mi mettono il bustelone, va bene, ho già capito, complimenti, siete dei porci in una maniera incredibile, indescrivibile, ovviamente poi nella traduzione non dicono quella roba lì sicura al 100%, però io l'ho tradotta così. Oh, perché mi sono fermato? Porca miseria, ammazza sti porci! Che ci hanno sempre quello in testa. E che cacchio. Sì, però lo Wayne non mi fai vedere gli altri due. Queste qua sono delle ingiustizie, se permette. Capisco che lei è il capo incredibile di tutto quello che è il team lo Wayne. Intanto capisco se quello là dietro è un bambino o un nano. È un nano bambino, va bene. Ma io sono qua soltanto per andare avanti con la mia battaglia e la mia missione. Voi, Baldracchi, levatevi di torno. Ogni vittoria non è nient'altro che una pietra verso l'altra. Io non credo davvero, ma vi devo ringraziare per il vostro meraviglioso lavoro in cucina. Il vostro cibo è stato davvero incredibile. E per cortesia mandatemene un po' a casa con Deliveroo. Ah no, momento, il vostro cibo è quello che rende la nostra nave casa. Vabbè, comunque ci poteva stare anche come l'avevo messa io. Avatar Belaya, anormale, per cortesia, perché quella ultima la dobbiamo vincere tranquillamente. Tu lo sai che posso strapparti tutte le tue maledette carni dal corpo e rivelare la tua oscura anima. Basta, basta con queste cose. Non è tempo che l'aria senta ancora le tue parole. Ma ho fatto rima o non ho fatto rima? Porco. Vabbè, attivo le cose qua che non lo so, che partono di qua di là. Quella mossa non l'avevo tipo mai fatta. Attiviamo anche sto coso perché tanto il per arrivare a questo scontro e anche quello dopo l'abbiamo già fatto prima, che adesso ho anche capito, ho visto che tiene conto delle volte che si vince con una super special critical. Non mi ricordo come si chiama in sto gioco. Guardalo com'è caduto. Si guarda il piede. Porco. Mazza, che voce. Che voce importante qua. Oh, bravo, bravo. Stai lì fermo a farti adulare. Complimenti. E io intanto ti meno. Ti meno di botte, ovviamente. Si è messo agli atti. Siegfried con la spada a tempo soltanto di medare fendenti, perché è l'altro che vuole strapparmi ogni singolo brandello di carne. Ma la sapete? Pezzo di merda! E certo, perché non ha fatto anche l'ultimo colpo? No, Ah, mancava anche per te. Vattene da me, brutto maniaco! Vabbè, ogni vittoria trick e ballac. Nel corso della mia vita ho avuto molti intrighi dolci e amari con le parole, che sembravano colare di veleno, ma tutto quello che ho voluto era un eterno silenzio. Here begins Fate's episode. Un silenzio che troveremo nell'ultimo scontro contro Lucilius, che se mi sbaglio è uscito in questi giorni. Ryu ni okasareta ningen ka.
Tu non sei né uomo né dragone. Tu sei soltanto una creatura malvagia, distrutta. Scombinata. Se io posso comprare la morte, pagherei molto per lasciare l'umanità rinchiusa in un libro e far sì che tu non gli rompa i maroni. Non so che difficoltà sia, quindi speriamo di riuscire a completare, perché voglio vedere assolutamente cosa sta ad offrire l'uomo vecchio bello Sigfrido. L'ha detto lui che è vecchio, colpa mia. Saremo anche nati nello stesso anno, non lo so. Magari tanto fuori siamo parenti, speriamo di no. Oh, che due coglioni! Te che devi fare sti... No! Porco schifo, ti prendo! Battilo! Vabbè, non fa l'ultima animation. E uno combattuto. Primo round mio! Ho fatto caso adesso che il round vittoria è segnato sotto la faccia dei personaggi. Non ho ancora capito cosa sono quei tre rombi azzurri. Venga qua, Lucilius, ci faccia sotto. Credo che sia difficoltà normale, anzi, non credo più niente nella mia vita, andiamo avanti. Aia. Godo. Sarebbe fare anche tipo una combo da 80.000. Cosa che non riuscirà mai. Tipo trick. Oh, basta stare imparata. Brutto uomo con gli addominali. Cazzo, attivato mo. Ho attivato roba che non posso fare la combo finale. Perfetto. Spero soltanto di riuscire a fargli tanto male. No. Bravo, fai il saltino che lo faccio anche io. No! La Madonna de Dio! È il macopato! Complimenti! Due maroni! Certo, perché lui parte col 30%? Che è sta roba? Cioè, capisco che l'onnipotente turbo power è tutto quello che volete, però è una ingiustizia questo, eh! Fatevelo dire! Sono incredibili ingiustizie. Oh. Activation! Ma qua siamo al limite. Salve! Ci stiamo menando contro questi brutti uomini di malaffare, ma... La vedo dura. Mo mi fa la combo finale, ma ammazza. Sono morto. Io sono quello con lo spadone rosso. Dai, che voglio vedere. Vai, e quanto godo. Suka. Oh. L'abbiamo già sentita sta frase. Tu ti rifiuti ancora di cantare, re degli angeli caduti? Qua è il... Qui è dove converto la grazia in acciaio e fiamme di drago. Così posso riprendere la tua vita. La Madonna. 1.000.000 di punti e 7. Ma vediamo l'immaginina finale. Con Siegfried che continua ad andare a menare il birillo ai dragoni.